È giunto il momento del più importante consiglio di guerra della guerra dei portali. Tra tutto quello che è stato ritrovato nei tre accampamenti che recentemente le nostre forze hanno attaccato, sono emerse chiare le posizioni di due gemme che da tempo gli stregoni della catena hanno reclamato in sordina, utilizzandole sinora come teste di ponte per i loro attacchi: Nirvesti e Vestilium. Così come per Letis, Sirtagio e Caroleniam, si tratta di territori disabitati, in cui però il nostro nemico ha lavorato ancora più alacremente. Forse sin dal suo primo attacco un anno fa su Vilegis. L'Alto Consiglio delle Casate ha stabilito di attaccare ora in massa, lasciando il resto delle forze a contenere l'inevitabile chiamata alle armi delle truppe nemiche sparse su Lunaria, che accorreranno in massa dai loro padroni non appena lanceremo l'attacco. I guardiani delle sette casate schieranti, dopo aver contenuto i vari fronti aperti in questi mesi, hanno raggiunto Emerzia e sono pronti a partire alla testa delle loro compagnie. È tempo che il Consiglio degli Esterni decida anche come utilizzare l'arma più potente di Lunaria, l'incarnazione stessa del fondamento. Passiamo adesso ai dati militari. Mentre le casate Minerva, Sinesta, Martes, Nepturia, Radiant e Lynxia si occuperanno di attaccare la gemma di Vestilium, il vostro compito, come consiglio di guerra, sarà quello di pianificare l'attacco alla gemma di Nirvesti, utilizzando le forze del contingente stanziato su Emerzia. La gemma è abbastanza grande, tanto da ospitare due portali, uno sulla terraferma e uno in mare aperto. Siamo abbastanza sicuri che l'origine dell'attacco ai territori della Manta di alcuni mesi fa sia proprio questa gemma. Al Consiglio di Guerra di Emerzia, quindi, viene dato il compito di pianificare un attacco su due fronti, in modo da evitare che il nemico possa avere una qualsiasi via di fuga. Tenete da conto che quando pianificherete l'assalto, le truppe divise non potranno ricongiungersi in alcun modo fino a quando non avranno espugnato l'Uberstigia, però per questo ci arriveremo. Prima focalizziamoci su ogni singolo punto di attacco. Iniziamo dal portale dell'Auriga. Il portale dell'Auriga si apre direttamente sulle prime propaggini della città, che gli stregoni hanno eletto a loro base logistica. Qui si raduna il grosso delle loro forze, ma anche i loro centri di studio. Il perimetro è ben presidiato dalla sempre vasta massa delle forze dell'annessione, come un incubo che tormenta il sognatore anche minuti dopo la veglia. Così le gonfie fila dell'esercito nemico si agitano senza regole lungo le mura e le strade che saranno il bersaglio del nostro attacco. E sempre come un incubo che, superata la notte, continua a disturbarti e seguirti durante il giorno. Così i soldati che ci hanno attaccato in ogni angolo di Lunaria si riuniscono nuovamente. Questa volta per difendere i loro crudeli padroni. Vediamo gli esili tiratori e le cerule donne zannute avvistate ad Olimpia. Residui dei neri templari, servi della donna serpente, che hanno guidato la prima linea nelle gemme di Vracovia e Balusia. Gli ominidi bassi e tarchiati, coi capelli sgargianti, che hanno assaltato i pozzi sospesi nel Vastitas. I lancieri incantatori che hanno difeso i corridoi di Castel Centuria. E per concludere, i disgustosi uomini ratto che abbiamo visto all'attacco del portale della Meridiana. Si tratta evidentemente del cuore dell'esercito, della fanteria pronta a immolarsi per la salvezza di quella stessa catena che li costringe al servizio. È interessante vedere come gli stregoni li hanno disposti lungo le mura. Sembra che metà dei più corazzati di loro siano stati dedicati alle difese perimetrali, mentre combattenti leggeri ed equipaggiati con armi a distanza sorveglino i pochi portoni incastonati nelle mura. L'altra metà dei combattenti pesanti quasi bivacca in uno stato di allerta perenne nelle piazze d'armi disposte subito dietro le pesanti porte, come se dessero per scontato che almeno uno dei portoni verrà abbattuto, pronti per una contromossa. C'è forse più di quanto i nostri occhi riescano a scorgere e di quanto le nostre capacità riescano a percepire. C'è forse una trappola pronta a scattare nel momento esatto in cui una delle ante della fortezza verrà scardinata. Qualcosa legato al tempo necessario che serve ad attraversare la massa di corazzati disposta dietro le porte. Qualunque truppa si dedicherà al combattimento contro il grosso dell'esercito dovrà stare ben attenta ed avere i mezzi necessari per avanzare rapidamente se costretta. Come temevamo, i due signori della guerra che non siamo riusciti ad abbattere nella battaglia di Saltum Veteris si ripresentano a noi.
pronti a servire i loro padroni. Lo zoppo è scortato da cinque gruppi di soldati, una dozzina di uomini ognuno, guidati da uomini e donne che per fisionomia e vesti ricordano quelle del capo bandito. Se dobbiamo dar credito alle parole dell'Araldo Valerian e al consiglio de Mercia, possiamo presupporre che questi siano i suoi figli. Sappiamo già che daranno la vita per ottenere il favore del loro capo. E sappiamo allo stesso modo che lo zoppo non nutre né simpatia né pietà per i suoi eredi. Anzi, visto il gran numero di barili e reti che sta facendo preparare ad alcuni dei suoi, possiamo aspettarci trappole e contromosse che prevedano il sacrificio dei suoi eredi. Il barone, al contrario, non è più l'unico a indossare le vestigia dei suoi nemici sconfitti. Si accompagna ad una ventina di soldati che per stazza e brutalità richiamano molto quella del loro comandante. Anche loro, come il barone, indossano, oltre che le vesti e le insegne dei nemici sconfitti, anche cinture di pozioni e ninnoli di protezione al collo e ai polsi. Possiamo presupporre che questi vassalli, come vengono chiamati dal barone, si siano preparati alla stregua del loro comandante, ingerendo pozioni ed estratti e indossando oggetti incantati che possano schermarli dai nostri incanti. Entrambi i signori della guerra hanno preso alloggio in un quartiere ameno un tempo della città ormai in rovina, edificato su un'altura, circondata da vegetazione. La scalata non sarà particolarmente difficile, non richiede un'elevata destrezza e sarà anche facile arrivare non scoperti, vista la vegetazione. Però, al termine della scalata, i nostri uomini dovranno combattere con le spalle al baratro in attesa che giungano i rinforzi. Durante questa guerra che ha coinvolto Lunaria nella sua interezza, abbiamo incontrato molti nemici e abbiamo affrontato molti più stregoni di quanto ci piacerebbe raccontare. Ma questo particolare soggetto, che si muove tra i quartieri di questa parte di Nirvesti, muovendosi coi suoi tra i vicoli in rovina, ha attirato l'attenzione delle vedette per tre motivi. Il primo è la sua corporatura. È alto 2,5 metri, spalle enormi, petto possente e braccia tese ben tornite. È possibile, con un poco di attenzione, vedere i fasci dei suoi muscoli e dei suoi tendini che premono contro la superficie, come se la pelle non avesse avuto del tutto il tempo di adattarsi all'enorme muscolatura. Anche la sua veste è rattoppata e allargata. Il secondo motivo è la spada che porta. Si tratterebbe di una pesante lama che normalmente dovrebbe essere impugnata con entrambe le mani, ma che lui riesce agilmente a brandire con una mano sola. La spada ci racconta anche chi sia questo stregone. Chi ha partecipato alla battaglia di Vracovia non ha nessun dubbio. È la stessa lama che ha ferito l'alta guardiana Alexandra Brandis. Il terzo motivo è la corte che lo segue. Come tutti gli stregoni, si circonda di una caleidoscopica varietà di servi della catena, come se avesse pescato a caso individui tra le truppe schierate sulle mura, ma anche i suoi accompagnatori sono fisicamente ben più piazzati dei propri pari, e il loro atteggiamento ci racconta di una foga e di una furia a malapena controllata dallo stregone che li guida, come se il semplice trovarsi nei pressi dell'inquietante ed imponente arcanista sia sufficiente ad infondere in loro una rabbia primordiale e distruttiva. Un buon numero di incantatori, abbigliati con le stesse vesti dei seguaci, visti al circolo Fortezza dei Minerva, sono dediti alla cura, alla manutenzione e alla difesa di un particolare cristallo, le cui continue attenzioni richieste però non lo fanno apparire né completamente stabile né completamente sotto il controllo di chi lo difende. I rapporti parlano di come il cristallo abbia una diretta influenza sulla trama locale, agendo come un amplificatore, ma al contempo come una riserva di potere per gli stregoni, una sorta di riserva di sigilli. Sembra inoltre che questa pietra, emani una particolare,
manifestazione quasi fisica, che si propaga nell'area circostante dove gli adepti hanno preso dimora. Quello che un tempo era un quartiere commerciale, una via di artigiani e gilde, adesso è completamente racchiuso all'interno di un campo di forze, un intreccio di energie che respinge fisicamente chi tenti di attraversarlo. I pochi esploratori che sono riusciti a superarlo sfruttando inconsuete abilità, non sono riusciti a procedere poi molto all'interno del quartiere commerciale, a causa degli effetti che si manifestano via via che si rimane all'interno della zona. Alcuni hanno perso la mobilità alle gambe, altri la mobilità alle braccia, alcuni sono caduti in un sonno comatoso e profondo. Tutti questi effetti però sembra che non abbiano alcun effetto sui seguaci della catena. Purtroppo non abbiamo altro di tangibile o confermato su questa minaccia, se non la deduzione di un incantatore dedito allo studio del cristallo. E in qualche maniera, per il suo funzionamento e per le sue proprietà, ricorda in maniera inquietante la pietra al centro delle aule della contingenza sulla gemma di Olimpia, quella che alimenta la magia della montagna volante.